Bentornati a tutti, i nuovi Verone. Oggi sono qua per darvi la guida completa all'audio di Warzone per quanto riguarda le console. Di conseguenza, se siete la console e avete problemi a sentire i passi dei vostri avversari. Questo è il video che fa per voi. Vi consiglierò le migliori cuffie da utilizzare su console, anche le migliori impostazioni, i migliori settings, eccetera. Eccetera. Quindi andremo a vedere completamente l'audio di Warzone in un video dettagliato e vi spiegherò anche le mie scelte e il perché. Per prima cosa uh, vi lascio il link in descrizione al mio Discord nella quale troverete questo file, questo link. Uh, Qui vi spiegato Piccolo, vi ho fatto una piccola spiegazione, vedete trovate anche consigli per chi è invece da PC e uh, in pratica per avere le prestazioni migliori su console in termini di audio su Words, vi consigliamo di acquistare delle cuffie con tac audio oppure scheda audio esterna che vi permettono di installare dei filtri al fine di avere un miglior audio su console. Trovate i nostri consigli per PlayStation Xbox all'interno di questo link, cliccate il link, vi riporta a un file che vi ho preparato, un documento semplicemente molto molto semplice nella quale vi consiglio diverse tipologie di cuffie da utilizzare come ad esempio le Astra 40, le Art Pro, le Artix 9 Pro e così via. E uh, trovate anche i settings da applicare. Le impostazioni in game, uh, su console e della DAC Audio. Quindi trovate tutto all'interno e trovate anche il sito del creatore, lo vi farò vedere perché. Per prima cosa, le prime cose, tre cuffie da utilizzare. Da uh, che ovvio ho consigliato in questo video sono le Astro 40 col mix amp Di cui vedremo anche il settings come si configura direttamente sull'Astro uh, Command Center. Le Artix Pro che non ho provato. Non vi so suggerire, però sono presenti in questo video anche le loro, eh, i loro settings e anche le nuove Pro e le Game Duck. Quindi, entrambe, tutte e due le versioni. Le Astro 40. Ci sono anche in questo video tutti i set delle Astro 50, tutte le, anche le altre vecchie Astro e così via. Anche le nuove Astro A50X di Logitech, quelle nuove, il modello nuovo. E eh, vi farò vedere come applicare, ovviamente, i settings di ciascuna e, ovviamente, le impostazioni invece da applicare in game. Queste, appunto, come vi dicevo, sono le migliori soluzioni perché. Uh, su console non si può avere un audio performante come possiamo avere più, con PC, con le mod audio, attraverso dei software che vi permettono di creare, diciamo, uh, una scheda audio in via software. Ok? Qui abbiamo bisogno di una scheda audio esterna. In questo caso ci viene incontro, ad esempio, Astro con il MixAmp oppure con il DAC. Questi strumentopoli qua praticamente ci si può mettere preset audio all'interno e uh, farli utilizzare, ad esempio, su console. Oggi ho fatto una diretta, una live nella quale per due ore appunto ho streamato da console e sentivo. Molto bene, non a livelli della, della, del PC, però sentivo molto bene. In questo file trovate anche le spiegazioni per il PC per chi fosse interessato, magari avesse uh, amici per PC. Qua trovate anche i miei consigli per PC, le cuffie che consiglio. Ad esempio, evitate uh, le cuffie che vi consiglio per console, evitatele per PC. Non ve le consiglio per PC, le cuffie che utilizzo su console, ok? Quindi usate le cuffie per console, per console usate le cuffie per PC, ovvero ad esempio le sinistra che utilizzo io. Oppure le mie EM, uh, quindi le coffettine, per PC. Non utilizzate quello che vi consiglio per console. Ci sono due sezioni completamente diverse. Quindi seguite questi video per PC, queste per console, entrambe. Per uh, Xbox e per uh, uh, Play, le questioni sono identiche. Vi ho messo inoltre il link al Drive del Predator 2.1, che è un'equalizzazione audio creata da Emperor Potara, che è un ragazzo molto, molto bravo che fa i tuning di uh, audio americani. E mi ha gli ho chiesto autorizzazione tutto per benino, quindi non mi rompete le scatole anche questa volta. E all'interno, praticamente, avete tutto i preset delle astro a 40 gen 3 gen 3 mod kit gen 4 eccetera eccetera quindi avete tutte le varie tipologie nel mio caso io le gen 4 quelle del 2019 non so esattamente la differenza tra gen 3 e gen 4 però comunque se cercate online se avete questo mixam qua questo, questo che io ho io è il gen 4 il gen 3 se non sbaglio ha un mix amp più lungo, comunque, se cercate le immagini online le trovate. In ogni caso, ad esempio, se avete il Gen 4 come me o se avete eh, le Astra 50, andate qua nella cartella Astra 40. Ci sono tre cose qua. C'è il file da scaricare, il predator che potete fare tasto destro e scaricarlo. Se no, avete il 10 bande. Il 10 bande onestamente non so bene come funziona. Devo essere onesto. Non l'ho guardato. Non mi sono interessato per quanto riguarda 10 bande. E qua invece c'è semplicemente il jpeg del, dell'immagine degli A40. Su come configurarle in caso eh, appunto le già configurate. È molto molto semplice farlo. Se no, la cosa ancora più semplice è prendere il file. Questo qua che ho appena scaricato, ho messo i download e metterlo sul desktop, andate qua fate aggiungi, uh, andate sul download e aggiungete appunto direttamente il file e lui vi prende direttamente il preset immediatamente e poi una volta fatto questo fate sincronizza sul dispositivo, vi si sincronizza e in automatico avrete il, uh, le vostre astro settate e potete andare qua sul mixamp. Uh, sul mix amp le uniche cose che dovete fare è mettere il primo utilizzatore, quindi dove avete diciamo messo le, le, la configurazione in questo caso la 40104 Proletor 2.1, l'ho messo sul primo slot di conseguenza deve essere la lucina sul primo slot ed inoltre invece sul dolby dovete mettere la stellina di modo tale che avete lo stereo qua ovviamente regolate il volume, lo alzate o lo abbassate e questa è la chat e questo è il game uh, per il resto qua praticamente dovete mettere pc quando ovviamente lo collegate al pc dovete mettere ps4 quando lo collegate alla ps4 vi ricordo per tutti gli utenti ps5 che avete bisogno dell'adattatore per utilizzare queste tipologie di astro vi lascio i link di tutti i prodotti all'interno della descrizione inoltre all'interno del file che vi ho preparato sulla guida audio del 2024 se cliccate qua, c'è il sito del creatore, che è il sito di Planet Potara, nella quale nel eh, sito non è bellissimo, però comunque trovate tutto. Uh, quello che praticamente ha creato lui per cui anche dei giochi diversi come ad esempio The Finals, uh, Warzone 2, lui fa dei tuning che non sono proprio specificissimi sui giochi, ne fa tantissimi diversi su anche altri giochi quindi sono molto adattabili, cioè questi preset li potete utilizzare anche su altri giochi per sentire meglio e uh, praticamente qua vi spiega anche che impostazioni mettere all'interno delle varie console, non ho tutte le console purtroppo quindi non ve le faccio vedere tutte, copiateli da qua ad esempio su PSC. Dovete mettere ovviamente il, Le cuffie L'output device Dovete mettere AV amplifier Quindi Amplificatore TV Tipo Uh, HDMI device, bla 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 insomma traducete dall'inglese l'italiano dall uguale comunque dovreste trovarle facilmente queste cose qua e dovete cambiarle all'interno delle impostazioni proprio della Playstation stessa cosa ovviamente su Xbox, stessa cosa ad esempio su Playstation 4, come vi dicevo prima potete utilizzare anche queste ovviamente sul PC però vi consiglio altro sul PC vi consiglio di togliere il mix amp e di fare le mod audio come all'interno della guida che funziona molto molto meglio per Warzone. Queste invece sono le impostazioni che dovete utilizzare all'interno del gioco, copiatele pure spero che il video vi sia stato utile, vi sia è piaciuto, quindi vi chiedo un like o un commento per il supporto. Ovviamente potete lasciare anche una tip all'interno di YouTube. Super bacione al Ciao a tutti.